Graziano Messina finisce in galera per la prima volta nel 1960, all'età di 18 anni. Ci sono alcuni amici che stanno partendo per la leva e gli altri, quelli che restano, li festeggiano. Li festeggiano un po' rumorosamente, ma siamo in quegli anni, siamo ad Orgosolo e come dirà lo stesso Graziano Messina, ad Orgosolo la sera c'è sempre qualche sparo. Messina spara ad un lampione, ma lì vicino c'è una caserma dei carabinieri che arrivano, lo prendono, lo trovano con un'automatica 7.65 e lo portano dentro. Quella notte stessa Graziano Messina fa pezzi la brandina, ne piega una gamba fino a farne una specie di piede di porco, scardina la porta della camera di sicurezza e se ne va. È la sua prima vera evasione, la prima delle 9 riuscite sulle 20 che tenterà nella sua carriera di bandito. Graziano Messina sicuramente è l'ultimo bandito romantico. In assoluto è quello che ha pagato più di tutti, 41 anni di galera. Credo che in Europa non ci sia nessuno che abbia pagato talmente tanto. Era un uomo che aveva dei principi e un suo codice, il cosiddetto codice, cioè barbaricino, non sequestrava donne, non sequestrava bambini e quando è successo li ha liberati immediatamente. Graziano Messina diventa un vero bandito qualche mese dopo l'evasione e lo diventa grazie ad una faida, una serie di vendette che per uno sgarbo, un'offesa personale, mettono una famiglia contro un'altra e che lì, in Sardegna, in Barbagia, a Orgosolo, accadono spesso e si trascinano per generazioni, lasciandosi dietro una lunga scia di sangue e di morti ammazzati. Suo padre è stato assassinato, perché è stato ucciso? Io non lo so, non me lo chiedo anch'io ancora oggi. Non ho mai saputo per quale motivo è stato assassinato. Era un uomo tranquillo, come ce ne sono molti qua in paese. È successo come per lui e per la mia famiglia, come che gli sia sceso un fulmine, no? È il codice barbaricino. Una serie di norme tradizionali, non scritte, tramandate di generazione in generazione e rimaste immutabili nei secoli, che regolano in ogni punto e in ogni sospetto la cultura della vendetta. L'offesa deve essere vendicata. Non è un uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta.